territorio e si terranno assieme, forse con il 29 novembre, 15 dicembre, al complesso museale Santa Maria della Scala. Ringrazio la signora ministra, senatrice Teresa Bellanova, per aver onorato la sua presenza, per aver concesso la disponibilità del suo ministero di ospitare la complessa stampa. Siamo qui con il presidente dell'Associazione Nazionale del Territorio, Enrico Lupi, lo dottor Filippo Fidelgo, responsabile di comunicazione e Generation del gruppo bancario CREA, che è sponsor dell'iniziativa, e poi la testimonianza delle sessioni, del lavoro che avremo a Siena, cioè il professor Mauro Giuletti, coordinatore del senatore per Giorgio Ranniva, contribuente della Firenze ai sistemi agricoli e forestali, e Riccardo Perosci, presidente del comitato di produzione dell'alimentare del Libro. L'evento si trasferirà a Farcino, Giulio Farcino, del Consiglio Olimpico Internazionale, del Ministero Politico Agricolo e Alimentare e Forestale, del Ministero dell'Ambiente, del Territorio del Mare, con locale nazionale, la Regione Toscana, la presenza del Direttore Generale Assessorario del Mare di Lenti, anzi Toscana, il Comune di Siena Arezzo, l'Università di Siena, Provincia di Siena, Comune di Siena. Poiché la Ministra ha tempi stretti, ci deve lasciare. Giorno, quindi chiedo a tutti gli interventi che vorrei in qualche modo completare e poi concludere con l'intervento della Ministra prima di passare poi al saluto del programma, di essere abbastanza sintetici. Le celebrazioni del 25esimo saranno un'occasione certamente di fare il bilancio dell'attività dell'Associazione in questi 25 anni, ma anche un percorso da costruire per il futuro di questa parte. Quindi passerei la parola al Presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Orio. Buongiorno a tutti, il mio ringraziamento più vivo alla signora ministra che ci ha onorato la sua presenza, agli amici stakeholder che con noi hanno costruito l'evento, il professor Carosci, Coretti e Enrico Piperno, saluto i giornalisti naturalmente, saluto il nostro vicepresidente Paolo Greco che è con noi. E idealmente qui siamo rappresentati 330 soci delle Città dell'Olio, l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, in 18 regioni italiane, e comunichiamo il grande evento del 25esimo dalla Fondazione, quando in quel dicembre antico, lontano, molto freddo all'arrivo, io ero presente in altra veste, il mio presidente naturalmente, facevo l'amministratore del mio comune, il comune di Imperia, ma partecipai all'atto fondativo. 17 coraggiosi che si coagularono su un'idea. 25 anni fa era un altro mondo veramente, mi permetto signora ministra di fare questa piccolissima digressione. Un altro mondo perché 25 anni fa, quando si parlava di olio d'oliva, era 80% olio d'oliva, 20% extraverde, forse anche 15%. 25 anni fa parlare di osmosi tra prodotto e territorio, agroecologico, la fatica dell'agricoltore, ambiente, era veramente qualcosa che non era l'ordine del giorno. Grazie anche alla Città dell'Olio, mi permetto di dire, è cresciuta enormemente la cultura e la consapevolezza dei lavoratori della filiera, ma dei consumatori, che l'extravergine ha un valore non solo gusto, non solo del nutrimento, non solo economico, ma anche rispetto dell'ambiente, valorizzazione dell'albero dell'olivo, della fatica dell'agricoltore. Anche grazie, credo, al nostro contributo, al contributo di donne e uomini che in questi 25 anni hanno dedicato tempo, passione civile. Parliamo di istituzioni pubbliche, perché dell'olio sono solo amministratori pubblici, quali al di là della funzione istituzionale hanno voluto dare questo valore. Ecco, questo brevissimamente volevo dirvi, non faccio la carrellata delle attività che noi realizziamo anno su anno, come la camminata degli ulivi, la formazione di persone nelle scuole primarie, scuola del Piero,
le attività internazionali che realizziamo come missioni all'estero per rappresentare la nostra cultura, la capacità di intraprendere. E chiudo dicendo, proprio per rispettare quello che il nostro direttore generale, che ringrazio per la sua capacità organizzativa insieme allo Stato, ci ha dato, ma questo lo voglio dire, noi siamo fortemente impegnati, signora Ministra, sulla candidatura a beni materiali dell'umanità UNESCO della cultura vivente del Mediterraneo, e quindi speriamo per dire che riusciamo a chiudere così, e poi noi vorremmo moltissimo lavorarci e portare a casa questo programma. Grazie signora Ministra, grazie a tutti voi e grazie per la vostra attenzione e per la considerazione che fate l'Associazione Nazionale Cittadelloni. Noi abbiamo intitolato il 25esimo Agenda 2030, quindi molto ambizioso. Non vogliamo fare una celebrazione tout court, no? Vuol dire un'autoreferenzialità, ma donne e uomini che compongono la nostra associazione traguardano dal domani, non per quelli che già ci sono ancora, ma per quelli che verranno, e questa è la grande spinta di progetto emotiva e di intelligenza che cerchiamo di trasmettere a tutto il mondo. Grazie. Grazie Presidente. Nei sponsor dell'iniziativa il gruppo bancario CREA, che insieme a Chiantibanca dà la possibilità di fare questo grande evento, questa 3 giorni molto intensa, in cui poi ho modo di spiegarlo, e questo a testimoniare anche la vicinanza con il mondo educativo verso il mondo dell'agricoltura, dell'olivicoltura in particolare, ma soprattutto vicinanza ai territori, che molto spesso sono i nostri cittadini, piccoli centri, piccole comunità che rappresentano questo mondo. Un saluto al dottor Filippo Piperno del gruppo bancario. Sì, buongiorno a tutti, saluto il ministro, saluto i relatori. Io vi rubo veramente pochi secondi perché noi abbiamo predisposto un video, anzi che dura un minuto, quindi porto i saluti del presidente Magno, del direttore Mauro Pastore, e voglio ringraziare per l'invito di oggi ovviamente il presidente Pupini, il direttore Valenzano. Come Antonio ha accennato, le banche di cooperativo, che forse qualcuno ricorderà un tempo, erano, si chiamavano addirittura Casse Rurali, quindi hanno una vicinanza con il territorio storica che dura da un secolo, per cui in effetti vi dico la verità, quando gli amici dell'associazione ci hanno chiesto di partecipare a questo importante anniversario, noi abbiamo accettato subito un grande entusiasmo. Poi ci siamo trovati anche, devo dire, molto personalmente bene con loro, sono delle persone entusiaste che fanno, credo, un grande lavoro a vantaggio dell'agricoltura italiana. Io ho promesso di interrompere pochi secondi, per cui noi abbiamo da quest'anno istituito una nuova all'interno del Consiglio di amministrazione della banca, che è il consigliere dedicato alla sostenibilità. Questo vi fa capire l'importanza che il gruppo bancario dà a questo tema, un'importanza che si trasforma in sostegno concreto all'economia reale. Il tempo è poco a disposizione, quindi io chiederei di mandare l'intervista che abbiamo realizzato con il nostro consigliere, che è Giuseppe Gabbi, che oggi non è qui perché aveva un altro incontro a Milano. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio il ministro, ringrazio l'associazione e chiedo di far partire il video. Grazie. Sono sostenibili,
lo era ancora prima che questo tema diventasse di moda, e quindi non fanno altro che da sempre mettere in campo diverse iniziative sui territori di vario tipo. Attenzione al territorio, cosa vuol dire? Vuol dire da un lato ovviamente seguire gli sviluppi dell'ambiente, rispettarlo, dall'altro tutelare e aiutare le persone che vivono nel territorio. Questo in particolare delle città dell'Ovest, che è il settore agricolo, sul quale noi investiamo continuamente per sviluppare quella che è l'economia locale, l'economia del territorio. Noi abbiamo questo valore aggiunto che è tipico che abbiamo anche il credito cooperativo. Noi abbiamo dei principi fondamentali, il principio base è quello della mutualità, senza fini di speculazione privata. Le nostre banche tendono a perseguire il bene comune. Esperti che coordineranno tutte le sessioni di lavori, che saranno poi coordinate grazie anche al supporto di giornalisti come diciamo io, di Fede Pinto, di Radio 2, che saluto Pinto, presidente di Radio 2, e quindi abbiamo tutti una serie veloci, prego appunto anche a voi dare la testimonianza ovviamente sintetica, in modo da poi introdurre la ministra. Prego professor Agnoletti. Tema del paesaggio rurale, allora questo compito, grossi esperti in tema del paesaggio rurale, quindi poi sulla formazione e educazione. Professor Carucci. Buongiorno a tutti, ora sarò conciso. Da tempo appunto nelle politiche agricole italiane si è scelto di puntare sul paesaggio, sul valore del paesaggio, come valore aggiunto non riconducibile delle nostre produzioni tipiche, quindi associando la qualità del prodotto, che è un elemento fondamentale della nostra con la qualità del luogo. Questo direi ancora un territorio da esplorare, ma anche associato al turismo può dare effettivamente un vantaggio competitivo importante. In questo senso il Ministero si è mosso da tempo, istituendo il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, che è diventato 126 paesaggi potenzialmente iscrivibili in tutte le regioni italiane. Ricordo che all'atto dell'istituzione abbiamo ricevuto ben 100 richieste da parte di altrettanti sindaci che potevano essere inseriti in questo registro. E attualmente nel prossimo grazie. Abbiamo 13 paesaggi iscritti all'interno di questo registro, dei quali vedete le amici città dell'Orio, almeno 6 sono tutti paesaggi di vicoli, quindi siamo un lavoro che ha visto un'ottima collaborazione. Naturalmente questi luoghi attendono anche un po' di essere valorizzati e poter prendere appunto a trarre vantaggio anche dalle tendenze della politica agricola. Direi che in questo momento ci sono le premesse visto per le curate. Per il primo e il secondo pilastro la parte corrente sono chiaramente indicati che questi luoghi dove si mantengono pratiche sono praticamente anche importanti, quelli di mitigazione del cambiamento climatico, per la biodiversità, quindi associano molti valori, possiamo effettivamente intervenire in modo fruttuoso. E quindi tutto questo poi ci porterebbe in qualche modo a aumentare il valore di questi luoghi e le potenzialità del nostro sistema paese, e naturalmente il mio augurio in questo senso è che tra i tuoi moltissimi e pesanti impegni, devo dire, magari si possa organizzare la nuova riunione in cui decidiamo l'iscrizione dei nuovi siti, e ricordare che il Ministero, già al tempo del Ministro Martina, ha stretto un accordo con il programma mondiale FAO sul paesaggio agrario, che pochi lo sanno, è un programma mondiale FAO che parte proprio dall'agricoltore e dalle produzioni agricole, ha oggi molti più siti dell'UNESCO, e diversamente l'UNESCO è gestito da questo Ministero. Comunque in questo momento dalla FAO c'è cioè stato di gestione, e quindi direi che questa è un'occasione, ci sono ben due siti per anche scritti nel programma mondiale FAO, uno è un sito vicolo, quello di Assisi, l'altro è un sito vicolo, quello di Soave, e quindi io spero veramente che si possa dare un impulso a un qualcosa che va a vantaggio di tutto il paese e non solamente per l'uomo scritto. Grazie professore. La ministra perché ha dei tempi ristretti e hanno ritardo quinto, e questo discuto ovviamente con la ministra del prolungato, ma spero che in qualche modo ci possa dare ora con le sue parole tanto conforto quanto il contributo anche nei confronti di questo settore strategico dell'agricoltura. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Io
ho accolto con piacere l'invito rivoltomi dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio all'evento di presentazione delle giornate senesi, perché ritengo di grande interesse quanto si svolgerà dal 29 novembre al 1 dicembre. Una chiamata raccolta dell'olivicoltura italiana, non a caso sono stati definiti stati generali del mondo dell'extravergine di oliva, unita intorno alle alcune parole chiave che a me stanno molto a cuore: cultura, identità, territorio, qualità e sviluppo sostenibili. Dunque, tutela della biodiversità. E l'Italia è un vero e proprio scrigno e contrasto al dissesto idrogeologico. Un tema su cui l'agricoltura dei contadini e delle buone pratiche, come quella di precisione, possono dire molto. E diciamolo oggi, dove molte parti d'Italia stanno subendo dei gravi danni e spesso dovuto anche all'incuria a quale sono state lasciate le nostre campagne, campagne non coltivate, campagne incolte, boschi ritenuti tali solo perché la mano dell'uomo non ha adottato le buone pratiche di coltivazione, sono parte dei disastri che si stanno costruendo. Noi lo dobbiamo dire, perché a quelli che pensano che l'agricoltura è una parte del problema, noi dobbiamo dire che la buona agricoltura è una parte importante della soluzione. E diciamolo in questi giorni, quando tutti si strappano le vesti per indignarsi e da domani poi si ricomincia come se nulla fosse, come se questo fosse il settore del passato e non invece un settore dove innovazione, ricerca e tradizione devono marciare insieme. 18 regioni, 330 città italiane unite dal loro verde, fermamente intenzionate a valorizzare i territori a partire da questa eccellenza, consapevoli che il futuro non possa limitarsi solo a celebrare la nostra identità, costituiscono un interlocutore importante. A maggior ragione perché convinte dall'urgenza di misurarsi concretamente sui temi della sostenibilità produttiva, economica, sociale, ambientale e delle trasformazioni che l'agricoltura sta vivendo anche a causa della crisi climatica. Il richiamo ai temi di Agenda 2030, oggetto dei 6 panel tematici che animeranno le giornate senesi, e l'obiettivo di un'Agenda 2030 delle città del mondo vanno in questa direzione. Infatti è importante che le strategie sulla sostenibilità siano avvertite come proprie dall'intera filiera, quella più propriamente economica e quella istituzionale, perché la sostenibilità come la qualità vanno praticate e non solo dichiarate. Che tra gli obiettivi dell'associazione ci sia il recupero del paesaggio agricolo, il rafforzamento di un circuito dell'accoglienza e dell'ospitalità dedicato all'olio e alla valorizzazione dei luoghi e dei mestieri collegati, lo considero molto importante. Vengo, come voi sapete, da una terra dove in ogni paese i frantoi ipogei testimoniano una cultura materiale del lavoro antichissima, e il perdurare di un paesaggio identitario, ed anche questo alla base della mia determinazione per lavorare con rigore sul piano per la rigenerazione del paesaggio e dell'olivicoltura salentina. Stiamo portando avanti anche il piano olivicolo nazionale, che è stato avviato dal governo Renzi e dal ministro Martina, con una dotazione di 32 milioni di euro. Ci sono i filoni dedicati alla ricerca, allo sviluppo anche quantitativo della nostra olivicoltura. C'è la garanzia di collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Borsa Merci Telematica Italiana e Sistema dei Confidi, che ha stimolato 170 milioni di euro di investimenti nel settore. Infine vorrei sottolineare l'importanza di due temi che saranno affrontati a Siena e che mi paiono particolarmente cari, che a me sono particolarmente cari: comunicazione e informazione. Per difendere e valorizzare le nostre produzioni e le nostre eccellenze è importante stringere un'alleanza con i consumatori che si fondi sulla consapevolezza alimentare, dunque su trasparenza di etichetta e tracciabilità.
I consumatori devono sapere, per potersi orientare e scegliere, da dove arrivano le materie prime, come e dove sono trasformate, come sono lavorate e come sono confezionate. Stiamo lavorando proprio in queste settimane con Ismea per una campagna istituzionale per valorizzare i capolavori dell'olio italiano e far conoscere il patrimonio di biodiversità delle nostre tantissime cultivar. Questo lo dobbiamo fare perché noi dobbiamo avere, e lo sentirete dire fino alla noia, nel consumatore un grande alleato nella valorizzazione delle nostre produzioni e delle tecniche della buona coltivazione, perché noi dobbiamo dire e rendere chiaro al coltivatore, al consumatore, scusate, nel momento in cui va in un supermercato, in un negozio, in un luogo dove acquista un prodotto dell'agroalimentare, acquista una bottiglia di olio, se sta acquistando quel prodotto a un prezzo inferiore al costo di produzione, siccome non ci sono pasti gratis, qualcuno sta pagando quel risparmio. O lo sta pagando un lavoratore super sfruttato, o lo sta pagando un coltivatore che a fine mese non riesce a trarre un reddito dignitoso dal suo tanto lavoro. Noi questo è un patto che dobbiamo fare con i consumatori. Si deve sapere che produrre italiano, consumare italiano costa di più, perché produrre italiano, consumare italiano significa qualità, eccellenza, rispetto dei diritti delle persone. E su questo, alla stampa, ai comunicatori, noi dobbiamo chiedere un grande sforzo. Allo stesso tempo è fondamentale una educazione alimentare fin dalla più tenera età. Ho invitato a fare una lettera nei prossimi giorni a tutti i presidi del nostro paese per chiedere di avere momenti di confronto con le eccellenze, con i produttori, con gli esperti del settore agroalimentare per far discutere i bambini, i ragazzi sulla bontà dei nostri prodotti e su quello che significa dieta mediterranea, che non è solo mangiare bene e bere bene, ma è anche vivere più a lungo, perché se in Italia, dopo il Giappone, è il paese dove c'è la più lunga aspettativa di vita, questo lo si deve, se siamo quello che mangiamo, evidentemente anche ai prodotti che dalla terra arrivano sulla nostra parte. Le bambine e i bambini di oggi sono i consumatori di domani, ma soprattutto la chiave giusta per entrare nelle famiglie coinvolgendo appieno su questi temi. Ora io mi scuso con voi, questi sono giorni, come sapete, molto impegnativi da tanti punti di vista. Avrei avuto davvero molto piacere ad ascoltare i contributi che arriveranno in questo confronto. E chiedo ai responsabili di farmi avere un fascicolo con le relazioni che saranno tenute e del lavoro che si farà. Però voglio prendere con voi un impegno. Noi abbiamo oggi una collaborazione. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, non per soddisfare i momenti di visibilità, ma per dare una risposta positiva a quelle persone che impegnano le loro energie, il loro sapere, le loro competenze, la loro forza e anche le loro economie per fare più forte un settore che è un punto di eccellenza che ci è fatti conoscere in grande parte del mondo. Io vi chiedo di continuare a lavorare su questo aspetto perché noi dobbiamo puntare non solo a salvaguardare ma a valorizzare i beni più preziosi che abbiamo, che sono i beni della nostra terra, che sono i beni che vengono prodotti dalla capacità e dalle competenze degli uomini e delle donne e che sono i beni che hanno permesso a questo paese di prendere il disastro che ci ha lasciato la guerra e di diventare uno dei paesi più sviluppati a livello mondiale. Ricordiamolo sempre perché noi dobbiamo essere tutori e cultori di questo bene prezioso che abbiamo a disposizione. Grazie.
sempre la città di Torino, però non lo cinese. Un omaggio per il fondo di vicino. Era sempre una signora ministra, ancora deputato, e intanto continuiamo. E come vi ho accennato, la circondiamo, quindi continuiamo con la conferenza stampa, poi così la ministra ha introdotto una serie di argomenti, di argomentazioni legate anche alla costruzione, delle sessioni che si terranno assieme, e vi ricordo, oltre a quella dedicata al calendario giocato, coordinata dal professor Agnoletti, abbiamo anche quella dedicata al turismo del nord del Cibo. In questa occasione a Siena sarà per la prima volta presentato uno studio realizzato dalla professoressa Gallardi dedicato proprio all'analisi dell'offerta e della domanda sul turismo dell'oro. Per la prima volta avremo dei dati concreti su questo studio, e quindi avremo dei dati, cioè, che rappresentano sia quella che è l'offerta, in questo caso delle città dell'oro, del turismo dell'oro, ma anche l'analisi della domanda fatta su un campione di turisti enogastronomici dedicato proprio al turismo. Quindi è un altro momento importante di discussione, anche per lanciare una progettualità di prossimi anni. Così come poi parleremo anche di produzione, marketing ed economia con il professor Mattiacci e altri panelisti, con uno slogan: la qualità paga ma da sola non basta, che è un monito su cui sarà il panel che lavorerà insieme a Ismea e altri rappresentanti anche di Interbanca, di Marcicop. E poi Marino Niola, famoso antropologo della contemporaneità, invece affronteremo il tema proprio della dieta mediterranea, un elemento che in qualche modo può essere sintesi anche in termini promozionali legati anche a questo progetto. Poi avremo anche Paolo Massoglio, che parlerà di identità e territorio, e poi dicevamo il professor Carosci, che ci parlerà di formazione e educazione. E da come ha accennato la ministra, il tema della comunicazione, la formazione strategica importante, l'associazione è da 25 anni impegnata in questa attività, grazie alla collaborazione con una serie di interlocutori. Abbiamo un progetto ormai 15 anni che è stato realizzato, che è oro in cattedra, e quindi prego questo Carosci di introdurre questo tema, e poi dopo continuiamo e concludiamo con la presentazione. Partirò proprio da dove ci ha lasciato la senatrice Bellanova. La fortuna e sfortuna di poter parlare con il ministro, chiedo al presidente Lupi se posso prendere un minuto rispetto al vice presidente. Ci ha lasciato veramente un messaggio forte e chiaro, che ha definito ministro stessa, temi a lei particolare legati per la comunicazione dell'informazione. Quindi sarà poi il panel che avrò il piacere di moderare a Siena i giorni della celebrazione del 25esimo della città dell'Oro. Lasciatemi ringraziare in modo assolutamente non formale, ma veramente sentito l'attività dell'associazione in questi 25, questi primi 25 anni. Voi sapete che il compito del Ministero dell'Istruzione è prendere i ragazzi e formarli. Il tema dell'alimentazione fa parte, l'educazione alimentare fa parte del più ampio circuito dell'educazione ambientale, che a sua volta si ricollega all'educazione civica. Come sapete, dal 1° settembre, il settembre del prossimo anno scolastico, sarà una nuova piano scolastico. È un obiettivo al quale abbiamo lavorato per anni, certamente non potevamo avere la presunzione di poter chiedere direttamente un paio di ore di educazione ambientale nella già pesante fratello dei nostri ragazzi, ma poter arrivare a questi temi, che sono quelli di estrema attualità, di grande formazione, è un cambiamento epocale. Torniamo a insegnare, nell'ambito dell'educazione civica, la difesa dell'ambiente, la conoscenza della qualità, il valore dell'ambientazione, delle materie prime e del lavoro, comunque della cultura, che c'è dietro a ogni singola bottiglia di olio.
La ministra ha detto molto chiaramente che i ragazzi di oggi sono i consumatori finali. Noi lo vediamo quasi interamente, ragazzi che in un attimo diventano essi stessi decisori di acquisto, ragazze che diventano presto, si sposano, diventano mamme, e le scelte, la cultura che si sono fatte nel periodo scolastico saranno fondamentali nella determinazione dei loro acquisti. Il conoscere il valore delle materie prime, in particolare quello dell'olio extravergine, è per noi un passo fondamentale, ecco perché sono non da ieri che collaboriamo con il Presidente Lupi, con il direttore Marazzano, con tutta l'associazione Città dell'Olio, per creare quella rete di comunicazione, uno strumento indispensabile appunto alla comunicazione, dunque alla formazione dei ragazzi. Lasciatemi aggiungere, prima di chiudere, due spunti per noi fondamentali che anche qui collimano con il Ministero dell'Istruzione, il Comitato dell'Educazione Alimentare, con l'attività della Città dell'Orto, che è quello di Siti UNESCO. L'Italia ha da pochi mesi 55 siti UNESCO, non è più il leader incontrastato della classifica dell'assegnazione dei siti UNESCO, che è stata raggiunta da Cina e ormai quasi dalla Spagna. Ma questo non vuol dire nulla, non è una competizione sportiva, ancora che noi raccontiamo a questi ragazzi anche l'attività motoria, comunque sport e vita sana nel contesto dove la dieta mediterranea significa stili. I 55 siti UNESCO sono per noi come 55 posti in petrolio, visto che non ne abbiamo. Se avremo la capacità di utilizzare sempre meno in termini di comunicazione e di informazione, saranno 55 strumenti internazionali di comunicazione della qualità alimentare italiana. Perché quasi tutti questi siti, rispetto a quelli ambientali, quelli architettonici, ma tutti sono in qualche modo collegati con lo scenario locale universo alimentare, che è per noi fondamentale, è uno dei nostri must, è uno dei pochi argomenti sui quali tranquillamente non troviamo nessuna difficoltà a comunicare, anzi, dando del valore aggiunto all'arrivo degli stranieri in Italia. E quindi il discorso della senatrice Bellanova è perfettamente in linea con quella del Ministro dell'Istruzione, sostenibilità, ambiente, educazione civica, all'interno di questa educazione alimentare. E noi su questo continueremo e rafforzeremo il programma che abbiamo sentito anche dalla ricerca di comunicazione. Noi abbiamo ancora 6 mesi per continuare a formare formatori, dunque all'interno del sistema scolastico, aggiungere entusiasmo, perché credetemi, quando i nostri presidi, i dirigenti scolastici, i docenti, raccontiamo dell'educazione alimentare, è sempre una scuola di tutti, perché diventa una materia scolastica, in una scuola che non è più numerosa, ma è interessante, in una scuola che non è soltanto nozionistica, ci vuole purtroppo anche quello, ma diventa positiva, la negativa positiva. E su questo percorso, credetemi, l'intero sistema scolastico fin d'ora sta già trasmettendo grandi segnali di partecipazione e di positiva partecipazione già immediatamente da quello che è l'anno attuale, che è quello di preparazione. Tutto questo in un contesto internazionale che, come sapete, è nato ed ha avuto un grandissimo sviluppo nel 2015 con l'Expo, nella grande Expo internazionale di Milano sul tema della nutrizione. Portando allora, come avevano chiesto il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Agricoltura, i famosi 2 milioni di studenti, 2 milioni di ragazzi che forse possiamo dire in gran parte, a distanza di quasi 5 anni, sono già diventati, come dicevo all'inizio, decisori del Ministro. Bene che loro e anche gli altri ragazzi di tutto il mondo conoscono bene il valore e la qualità della produzione agroalimentare italiana. E credetemi, sono fortemente convinto che mai il mondo sarà sufficientemente sazio della qualità alimentare italiana. Grazie professor Coschi. L'iniziativa a Siena, avete in programma in cartellina, saranno molto composte oltre a queste sessioni di lavoro. Il sabato pomeriggio avremo anche un'attività per il grande pubblico, con l'assaggio di nuovo di tutte le città dell'Orio, sorte del Barca e il laboratorio del cibo, il laboratorio dei bambini, sul Torre Stegno Lima, in collaborazione con l'associazione assaggiatori che abbiamo là, con l'associazione italiana conoscitori dell'oliva, ringrazio per la presenza, signor Patrussi e Bisaccioni, e abbiamo il ciclo dei ristoranti dell'Orio in Assia.
Siena o in Pietrina tante iniziative, mostre sul paesaggio rurale, e quindi un'attività oltre all'assemblea annuale italiana, ma anche l'assemblea annuale della rete, come la rete città del Mediterraneo, 11 paesi mediterraneo, che come noi abbiamo altrettante associazioni. Quindi un'attività, una regione molto, molto intensa da vivere, della quale auspichiamo la presenza di molte persone. Però prima di chiudere, a questo punto, se ci sono domande, se no passo la parola al Presidente Lupi per due parole di chiusura. Domande? Grazie.